Sapreste dirmi che cosa emette questo suono? No, 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 nessun cavallo al galoppo. Sono dei mezzi gusci di noce di cocco sbattuti a terra su della sabbia. E questo? Lo so anch'io, sono molto più avventurosi gli inseguimenti di auto rispetto a una boule dell'acqua calda strofinata su un tavolo di formica. Però non vorrei deludervi, ma siamo più o meno tutti cresciuti ascoltando in TV. Boule dell'acqua calda strofinate su un tavolo. Già, perché buona parte delle emozioni che ci dà ascoltare un film in TV o al cinema è opera sua. Il suo motto è: se ho fatto bene il mio lavoro, non vi accorgerete nemmeno che l'ho fatto. Di chi sto parlando? Ma di lui, del Foley Artist. In italiano si chiama rumorista. Chissà perché a me questo termine evoca sempre le pernacchie. Comunque sia, il termine rumorista non rende certo onore alla grande creatività e al genio che serve a un grande Foley Artist. Sì, perché non si tratta semplicemente di registrare i suoni sul set durante le scene o a vuoto. No, no, la colonna, tutto quello che sentiamo in un film, è reale quanto può essere reale un uomo in calzamaglia che vola. Il cinema è illusione e questa illusione è costruita da un insieme molto complesso di tecniche di rielaborazione, montaggio, creazione, sia a livello visivo che a livello sonoro. Per quanto riguarda il suono, il primo ad aver intuito ciò agli Universal Studios è stato Jack Donovan Foley, quello che è considerato l'inventore della tecnica di aggiunta dei suoni nel film. Nella sua vita è stato un tecnico, un drammaturgo, un regista, un ferramenta. La sua genialità fu quella di aver intuito che gli oggetti di uso comune possono essere utilizzati per creare dei suoni per il cinema, suoni mancanti magari, o ancor di più per creare dei suoni emotivamente più potenti. Lui ridoppiava le sequenze in tempo reale guardando il filmato e lo faceva agendo, cercando di entrare nel ritmo, nel mood della scena o dell'attore. La sua bravura e la sua genialità fu tale da lasciare un solco così profondo da dare il nome a questa forma d'arte, Foley Artist, che non lavorano soltanto nei film, le fiction, ma anche nei videogiochi e anche nei documentari. Eh beh sì, mica credevate davvero che Jacques Cousteau si immergesse con un microfono per far sentire a voi un paio di bollicine e un po' di sciabordare d'acqua mentre guardate uno squalo tigre? Sì? Pensavate davvero che i suoni di un documentario di natura fossero reali? Oh mio Dio, che tenerezza!